Eccoci, bentornati. Un saluto a tutti. Ringrazio per il fatto, insomma, che mi ringraziate per questa rubrica. Sono contenta. Noi cerchiamo di dare delle informazioni che ovviamente riguardano sia i lavori che stiamo facendo a livello centrale, sia quelli che facciamo a livello municipale. E chiaramente, come sempre, tutto quello che riesco a rispondere addirittura in diretta delle domande in diretta lo faccio, diversamente le annoto e poi do le risposte nell'appuntamento successivo dopo che ho ottenuto le informazioni dagli uffici e dai dipartimenti competenti. E pertanto partiamo con alcune domande che avevamo annotato la scorsa settimana. Quindi buonasera a tutti, iniziamo. Con Adriana che chiedeva se era prevista la riqualificazione di via di Santa Maria di Galeria. Assolutamente sì. La strada ricade in realtà al confine tra il 14° e il 15° municipio, ma è di competenza del 14° municipio e la riqualificazione dell'intera strada è prevista nel 2022 con lo stanziamento di oltre 1.200.000 euro. L'intervento è già in programmazione, quindi andrà l'anno prossimo. Roberto chiede informazioni sulla voragine in via Montemiletto. Allora, in via Montemiletto c'è stato un po' di tempo fa un guasto con mancanza d'acqua che si è verificato a settembre scorso. Questo guasto è stato riparato, ripristinato, era stata già riempita la voragine, ma se ne è creata un'altra, senza peraltro che ci fossero perdite d'acqua. Sicché sono state fatte e sono in corso ulteriori indagini sugli impianti fognari, video ispezioni, senza trovare particolari problemi. Allora, adesso stiamo completando per cercare di analizzare la natura del terreno prima di procedere con un nuovo riempimento e aprire, di nuovo la strada al transito. Poi torniamo anche sulle voragini e sulle cavità, perché ho visto che qualcuno mi ha chiesto di via Zenodossio. Alessio chiedeva se era prevista l'apertura di via Gregorio XI verso Boccea. Si tratta dei lavori per la realizzazione del sottopasso. Attualmente siamo nella fase della conferenza dei servizi preliminare, che a giorni sarà completata, con l'invio degli ultimi pareri da parte degli enti coinvolti. All'esito di questa conferenza dei servizi sarà predisposto il progetto definitivo da approvare in giunta capitolina. Dopo questo passaggio si realizza il progetto esecutivo e quindi partono i lavori, parte la gara per l'affidamento dei lavori. Quindi l'iter è partito, il sottopasso di Gregorio XI si farà, si tratta solo appunto di completare l'iter. Poi, Sandro chiede, la pista ciclabile di Tor Vergata è ridotta malissimo, si può fare qualcosa? Abbiamo sentito il municipio settimo, al momento non ha in programma, il rifacimento di questa pista ciclabile. Giulia chiede, a Via Laurentina manca l'illuminazione fino alla rotatoria di Castel di Leva. Allora, si tratta di un intervento di città metropolitana, quindi non di Roma Capitale. E adesso stavo chiedendo gli ultimi aggiornamenti perché Acea non ha in carico questo tratto di strada, quindi Città Metropolitana e Acea stanno cercando di trovare immagino un accordo per riuscire a prendere in carico questa strada. Ancora Fabrizio chiede, su Via di Grotta Perfetta c'è un parco pronto davanti all'I60, perché non aprirlo al pubblico? Allora, si tratta del parco di Tormarancia, sicuramente sarà aperto al pubblico, l'obiettivo è farlo entro quest'estate. Nel frattempo, nel 2018, dopo oltre 10 anni di fermo, abbiamo aperto tutta una prima parte del parco, mi pare la Fa 2, dal quale si accede da Viale Londra e si tratta di oltre 35.000 metri quadri di verde. È un'area che nasce in realtà per effetto di un procedimento, di una convenzione urbanistica. E di fatto erano tutti i terreni facenti parte del comprensorio di Tormarancia, però attraverso il meccanismo delle compensazioni quell'area è stata destinata a verde. Evidentemente i diritti edificatori sono andati da un'altra parte. Siamo prossimi ad aprire quindi questa seconda parte importante di oltre 15 ettari. Stiamo concludendo tutta la parte amministrativa e entro quest'estate dovremo aprirla ai cittadini.
Allora, buonasera a tutti. Ah, Laura dice, i lavori sulla Tiburtina. I lavori sulla Tiburtina, abbiamo quasi completato l'intervento, fino al tratto di Rebibbia. Siamo in attesa dell'installazione dei parapedonali e quindi a breve daremo notizie su questo. Purtroppo Laura, come sicuramente sai e sanno ormai tanti cittadini, questi lavori sono partiti anni fa, erano stati affidati a una ditta che poi è fallita e ovviamente quando si tratta di appalti pubblici il fallimento della ditta aggiudicataria non è materia semplice, sicché noi quando siamo arrivati avevamo già trovato tutto bloccato, abbiamo tentato di riprendere in mano con la ditta fallita una sorta di accordo, per cui abbiamo firmato un accordo transattivo che consentisse almeno il completamento di parte dei lavori. In parte ci siamo riusciti, in parte no. Nel frattempo un ramo della ditta fallita in qualche modo è stato acquistato da un altro soggetto che ha riattivato tutta la parte operativa e quindi abbiamo aperto il primo tratto. Stiamo intervenendo sul secondo tratto, che è quello relativo a Rebibbia. Nel frattempo si sta lavorando anche fuori Roma e soprattutto una parte molto complessa e affatto banale è stata quella relativa alla caratterizzazione delle terre di scavo, cioè durante l'esecuzione dei lavori della strada e l'ampliamento della strada sono state accumulate una ingente quantità di terre di scavo che, essendo state ferme per oltre 3 anni, debbono essere caratterizzate e trattate come dei rifiuti. Quindi ovviamente questo è costato dei soldi, è stato necessario attivare tutta una procedura che evidentemente inizialmente non era stata prevista, perché si immaginava di poter avere un cantiere ordinario, quindi anche per sbloccare tutta la parte delle terre di scavo ci è voluto parecchio tempo e nel frattempo stiamo sempre lavorando sulla via Tiburtina nella parte adiacente alla via Tiburtina vecchia, per cui ci sono tutte le squadre di archeologi che stanno facendo tutti i rilevamenti. Insomma, è un cantiere molto più complesso di ciò che si pensi, ma un pezzetto dopo l'altro stiamo andando avanti. Valentina chiede se per combattere la cocciniglia sono previsti altri interventi sui pini. Ciao Valentina, sì. Noi, come sai, in realtà dal 2018 abbiamo attivato una serie di cure sui pini per combattere appunto la cocciniglia tartaruga e purtroppo in assenza di protocolli della regione o del ministero abbiamo utilizzato delle terapie endoterapiche che in qualche modo abbiamo riadattato sulla base di protocolli già operativi che utilizzavamo peraltro. Sembrano aver dato esiti positivi, per cui nel corso di questi anni abbiamo continuato a trattare le piante con questi trattamenti. Il tema grosso è che purtroppo, mancando un protocollo a livello regionale o nazionale, i proprietari dei pini privati non sono tenuti, non hanno l'obbligo di trattare i loro pini con questi prodotti, quindi rimangono spesso inerti, sicché non si riesce a fermare sostanzialmente l'avanzata di questo parassita. Noi però stiamo lavorando su tantissime piante evidentemente pubbliche, alcuni privati ci chiedono consiglio e quindi mettiamo a disposizione quelle che sono le conoscenze in base a quello che abbiamo sperimentato e continuiamo su questa strada. Se poi dovesse essere validato un protocollo diverso, attiveremo e ci attiveremo con quella specifica cura. Ad oggi stiamo lavorando con queste cure endoterapiche che sembrano dare dei risultati positivi. Torniamo alle domande prese dalla scorsa volta. Fabrizio chiedeva quando la riqualificazione di Castelverde. Allora, innanzitutto, Fabrizio, e come probabilmente saprai, forse non sanno tutti, Castelverde è un piano di zona. Come purtroppo, come è accaduto per tanti altri piani di zona, nel corso del tempo i costruttori, dopo aver costruito le palazzine, si sono dimenticati, ahimè, di fare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a partire dalle fognature, adduzione dell'acqua, servizi tipo elettrico o strade e asili. Sicché Roma Capitale si sta attivando per completare gli interventi. Inoltre,
Abbiamo sottoscritto un protocollo con la Regione Lazio per lavorare più speditamente sul completamento di questi interventi, in modo tale da poter andare a completare ciò che non hanno fatto i privati. In particolare a Castelverde abbiamo già dall'anno scorso attivato i cantieri di ACEA per il completamento della rete fognaria e le reti di adduzione dell'acqua potabile. Pensate, non avevano neanche l'acqua potabile. E si stiamo predisponendo il passaggio della rete di connessione dati e di altri sottoservizi, chiaramente prima dell'avvio del completamento delle strade. Oltre ai piani di zona in cui i lavori sono già iniziati, che sono Massimina, Montestallonare e Sette Camini, appunto stiamo lavorando su Castelverde per quanto riguarda tutta la parte dei sottoservizi e avvieremo a breve i lavori per la Storta. Quindi, come dire, stiamo cercando di lavorare a largo raggio. I prossimi a partire saranno i piani di zona Trigoria, Trandafilo e Torresina 2. Anche qui strade, reti di smaltimento delle acque e verde. Quindi purtroppo i piani di zona hanno avuto, diciamo, un esito non felice, proprio perché i costruttori hanno costruito prima le palazzine e evidentemente i servizi pubblici sono rimasti fermi. Poi, non ricordo chi, e quindi non dirò il nome, ma parlerò dell'oggetto, mi è stato chiesto un aggiornamento sui lavori alla scuola Prampolini e alla materna annessa, alla materna comunale Luciano Conti nel sesto municipio. Qui in particolare si tratta di lavori per bonificare da infiltrazione. I materiali sono arrivati, i lavori sono iniziati, in particolare si sta intervenendo adesso sul rifacimento di grondaie e discendenti, si sta lavorando sulle le coperture del tetto e poi chiaramente, completata la parte esterna, si interviene all'interno della scuola, chiaramente subito dopo che saranno finite le lezioni, in modo tale da non interferire con un anno scolastico già abbastanza complesso anche a causa del Covid. Ma i lavori sono iniziati e quindi questo ci consentirà di dire che la scuola sarà a breve completata. Massimiliano chiede che fine hanno fatto i soldi per il cinematografo Airone. Allora, Massimiliano, come sicuramente sai, il cinema Airone, il cinema Apollo, e il cinema Metropolitan li avevamo in qualche modo uniti in un progetto unitario. Che cosa prevedeva? Allora, qui si tratta di cinema storici che nel corso del tempo, per vari fattori, sono stati chiusi. Si tratta di cinema privati, che però il cui costo non era più sostenibile da parte dei privati. E tant'è vero che i privati, tutti quanti privati, ci hanno chiesto sostanzialmente la conversione di questi cinema, di queste sale cinema, in centri commerciali o altra tipologia che fosse più redditizia. Sicuramente, complice l'avvento delle multisala, il cinema semplice, magari con una o due sale, ha avuto negli ultimi anni una vita più difficile. Per quanto riguarda il cinema Apollo, Airone e Metropolitan, avevamo immaginato e abbiamo fatto una delibera affinché dalla riqualificazione in senso più commerciale del cinema Metropolitan arrivassero i fondi per il cinema Airone e il cinema Apollo. Attualmente siamo in attesa che la Regione Lazio approvi questo accordo di programma in modo tale da poter avviare i lavori. Quindi un cinema, il Madison, sostanzialmente viene riqualificato in senso più commerciale e due cinema invece vengono riqualificati e viene rigenerata proprio la sala cinema. Quindi ne preserviamo due. Allora, vediamo ancora se c'è qualche domanda. Andiamo avanti. Altre domande. Dunque, Luca chiedeva se era prevista una riqualificazione e rinnovazione del Parco dei Martiri di Forte Bravetta. Assolutamente sì.
Come sai, il Parco dei Martiri del Forte Bravetta è un parco che si trova all'interno del forte, il forte appartiene al demanio, ma il parco viene in qualche modo curato in parte dal servizio giardini, in parte dal demanio. Che cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti sul forte con un protocollo molto importante che abbiamo sottoscritto proprio la scorsa settimana, noi come Roma Capitale, l'ANPI e l'ANPIA. L'ANPI evidentemente è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'ANPIA è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, affinché il forte fosse aperto alle visite per gli studenti e per le scolaresche, guidati proprio da storici e studiosi di ANPI e ANPIA. Il forte infatti è un simbolo importante della memoria cittadina e un luogo della resistenza antifascista romana. Nel frattempo, insieme ai nostri giardinieri e Reteic, stiamo intervenendo per la riqualificazione del forte e proprio in occasione della sottoscrizione del protocollo che è stato fatto lì all'interno dei giardini del Forte di Bravetta, i volontari di Reteic hanno ripulito le targhe, hanno piantato dei fiori, ci hanno aiutato a sistemare delle aiuole. E tra l'altro ricordo che con Reteic Roma Capitale ha sottoscritto un accordo proprio per collaborare nella riqualificazione di parchi e giardini, nel senso che chiaramente Roma Capitale fa tutta la parte più pesante del lavoro e Reteic anche insieme ai cittadini di zona magari si prende cura e riqualifica le aiuole, bonifica e ridipinge, elimina i graffiti. Quindi è una bella collaborazione all'esito della quale i parchi, le rotatorie o comunque i punti di interesse vengono completamente riqualificati, con anche una sorta di presa in carico da parte di Reteic o da parte dei cittadini per quanto riguarda un po' la sorveglianza dell'area. Si diventa un po' sentinelle, antenne dell'amministrazione. Questo ci consente di intervenire in tempo reale quando i cittadini o Reteic stessi i ragazzi Reteic stessi ci segnalano qualche problema. Tra l'altro il protocollo con ANPI avrà una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, e si va proprio a sperimentare un modo nuovo per riuscire a recuperare un luogo della nostra memoria. Lidia, mi stai scrivendo 5 messaggi, tutti insieme e tutti in maiuscolo, adesso sto scorrendo. Non chiudere la farmacia comunale di Viale Rolando Vignali. Non abbiamo il programma di chiudere farmacie comunali, stai tranquilla, le farmacie comunali sono un grande presidio di socialità, anzi le stiamo riqualificando e rilanciando. Maria scrive notizie Parco V11. Maria, appunto questa cosa. Undici, dislocazione area giochi. Scusate. Spostamento. Vicino alla scuola Montezemolo. Ok. Stefano mi dice le strade del secondo municipio sono un disastro. Allora, Stefano, intanto ho una notizia fresca perché mi era stata chiesta via Pezzana del secondo municipio, che è una strada municipale che è chiusa da qualche tempo, è in programmazione e rifacimento nelle prossime settimane, quindi riaprirà anche la strada. E mi informo su quella che è la programmazione municipale per il rifacimento delle strade. Mauro ci dice piani di zona, case vendute al doppio del prezzo massimo di cessione.
E cosa aspettate a fare le revoche? Caro Massimo, stiamo facendo tantissime revoche. La verità è che molto spesso dobbiamo andare in tribunale. I tempi del tribunale non sono brevissimi perché evidentemente dobbiamo inserirci in un procedimento che non prevedeva, cioè la revoca è chiaramente è un effetto della patologia del progetto dei piani di zona, ma le stiamo facendo proprio per cercare di tutelare i cittadini. Andiamo avanti. Fabio chiedeva a che punto è l'acquisizione dell'area verde di via Augusto Comte. Allora, l'area verde risulta in parte di proprietà demaniale, in parte affidata al Dipartimento Tutela Ambientale. Noi stiamo lavorando con il demanio per riuscire ad acquisire anche la parte che non è ancora nostra. Nel frattempo, il Servizio Giardini del Municipio IV ha in programmazione nei prossimi giorni lo sfalcio dell'intera area. Poi. Carlo, per l'area dell'ex Fiera di Roma si sa qualcosa? Sì, Carlo. In questi anni abbiamo lavorato per approvare una cubatura di circa 44.000 metri quadri, che è oggettivamente la minore che siamo riusciti a ottenere, e a breve Investimenti SPA, che è la società che detiene ex Fiera, metterà a bando l'area proprio per riqualificare e pagare i debiti, perché su quell'area grava un debito non banale con un istituto di credito. Un progetto che avevamo proposto e che dobbiamo vedere se riusciamo a realizzare è quello di creare lì anche delle residenze per i viaggiatori sostanzialmente, una residenza, residenze, scusatemi, internazionali, visto che la zona si trova proprio sulla Colombo ed è sulla direttrice che porta sino a Fiumicino. Mario ci dice il casello di lunghezza. Caro Mario, abbiamo lavorato in questi mesi con Strade dei Parchi proprio per togliere i tre caselli a lunghezza Ponte di Nona e Sette Camini. Con il precedente governo avevamo avuto delle interlocuzioni con il ministro De Micheli, che doveva approvare il piano economico e finanziario di Strade per i Parchi, che avrebbe portato alla eliminazione del pedaggio. Attualmente, insieme a Strade per i Parchi, abbiamo scritto al ministro Giovannini, perché incontri velocemente Strade dei Parchi e approvi il nuovo progetto, il nuovo piano economico-finanziario della società che consentirebbe di eliminare il pedaggio. So che sono avviate le interlocuzioni tra loro e quindi siamo tutti, come dire, stiamo tutti facendo il tifo perché queste interlocuzioni riescano a concludersi velocemente nell'interesse di tutti. Mario, sì, ti ho appena risposto. È inutile che continui a scrivere, ti ho risposto. Andiamo avanti. E Davide scrive: Ce l'hai fatta, Mario. Liliana chiede, novità per il palazzetto dello sport a Cesano. Sì, siamo in attesa della variazione di bilancio con la quale stanziamo ulteriori 5.800.000 euro per proseguire per i lavori di rifacimento del palazzetto dello sport e nelle aree esterne, ad esempio quelle relative al parcheggio, che chiaramente sarà a disposizione degli utenti e scusatemi, degli spettatori durante gli eventi sportivi. Il palazzetto, ricordo, una volta completati gli interventi, potrà ospitare circa 600 spettatori. E sarà sostanzialmente aperto a tante discipline sportive, il basket, la pallavolo, il calcetto femminile. Questo è un progetto che il quartiere aspettava da tempo. Noi stiamo lavorando chiaramente
affidando, scusatemi, stanziando le somme via via che vanno avanti i lavori, anche perché, come vedete, gli importi non sono banali. Sergio dice, quarta segnalazione per il campo nomadi di Castel Romano. Carissima sindaca, carissimo Sergio, abbiamo chiuso l'area F del campo nomadi di Castel Romano e abbiamo fatto completamente la bonifica. Erano oltre 200 persone che abbiamo in qualche modo tirato via da lì. Molti sono andati via spontaneamente perché oggettivamente non avevano neanche bisogno, non risultavano neanche fragili. Alcune persone hanno deciso di sottoscrivere un patto di cittadinanza, quindi con queste persone abbiamo avviato un percorso per l'inclusione, mandando i bambini a scuola, avviando a percorsi professionalizzanti e quindi cercando di ripristinare una legalità che è poi quella che viene richiesta a tutte le persone. E mi sembra un buon percorso, quell'area lì è stata completamente chiusa e bonificata. Silvia chiede se è possibile avere informazioni sul concorsone. Scusate, mi sono impicciata. Il concorso, vi dico che il 16 giugno, quindi tra pochi giorni, inizieranno finalmente le prove del concorso bandito da Roma Capitale per l'assunzione di circa 1512 unità di personale. Si comincia con i dirigenti, poi i funzionari e infine gli istruttori amministrativi. E oggi pomeriggio alle 18 saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i dettagli del calendario con tutte le convocazioni e la sede dove si svolgeranno le prove. La sede sarà comunque all'interno dei locali della nuova Fiera di Roma. È stato fatto un accordo infatti tra la nuova Fiera di Roma, il Formez che ci aiuta a espletare tutte le prove e il Ministero, chiaramente Roma Capitale, e il Ministero con il Ministro Brunetta che ha in qualche modo attivato questa procedura veloce che stiamo sperimentando noi a Roma. Quindi siamo arrivati sostanzialmente, si tratta di aspettare qualche giorno, completate gli studi, in bocca al lupo a tutti i candidati. Allora, buon pomeriggio. Marco chiede a quando la riqualificazione di Torre Angela. Riqualificazione di Torre Angela è un po' generico, Marco, se ci aiuti a capire esattamente a cosa ti riferisci. Di nuovo hai scritto quando la riqualificazione di Torre Angela. Se invece di mettere 7 punti interrogativi mi spieghi che tipo di riqualificazione chiedi, io ti giuro ci posso provare. Eccolo, asfalto e marciapiedi anche a Torre Angela. Annoto. Andiamo avanti. Franco chiede come mai in questi anni non ha spinto per la legge su Roma Capitale in Parlamento. Potrebbe essere un modo per mettere in campo le soluzioni necessarie per migliorare la città. Sì, Franco, questo è il modo perché Roma Capitale è sostanzialmente una capitale che a differenza delle altre non ha un regime speciale e questo si vede perché pur avendo diciamo, delle funzioni particolari come quelle di una capitale, abbiamo lo stesso regime di legge ordinaria con la quale vengono amministrati anche comuni di 100 abitanti. Questo significa avere delle procedure troppo lente, troppo ingessate che non ci consentono di essere rapidi. Inoltre avremo bisogno anche di un set di poteri particolari,
e lo dico così, ma nel senso abbiamo bisogno di poter avere diverse competenze, perché ad oggi spesso le competenze della regione di Roma Capitale si sovrappongono, rendendo tutto molto più farraginoso e molto più complicato. Io dall'inizio della mia consiliatura ho spinto perché si facesse una legge proprio per Roma Capitale. Devo dire che dall'inizio della mia consiliatura io mi sono confrontata con ben 5 governi: Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e adesso Draghi. Quindi non c'è stato un governo col quale io non abbia avanzato questa richiesta. Evidente, governo e quindi tutti i ministri diversi. Oggi finalmente con questo governo sembra che si sia aperto uno spiraglio, tanto che nella Commissione Affari Costituzionali della Camera si è deciso di trattare finalmente l'argomento poteri speciali per Roma. In particolare, come sapete, abbiamo fatto un'assemblea straordinaria, in realtà ne abbiamo fatte varie di assemblee straordinarie in Campidoglio sui poteri speciali di Roma. L'ultima si è tenuta all'inizio di questo anno, abbiamo invitato i parlamentari e tutti gli schieramenti politici si sono dichiarati a favore di una legge speciale per Roma. Questo favore lo hanno poi finalmente tradotto in un atto concreto, che è appunto l'attivazione del percorso nella commissione della Camera. Io sono stata audita proprio qualche settimana fa e il percorso che è stato scelto è a doppio binario, che secondo me è corretto. Da una parte si lavorerà su una norma ordinaria, quindi legislazione ordinaria, una norma rapida, speciale, dall'altra parte si intraprende un percorso di modifica costituzionale che evidentemente sarà molto più lungo. Entrambe le cose a mio avviso sono assolutamente necessarie da un certo punto di vista, perché la modifica costituzionale consentirà anche di dare uno status diverso a Roma Capitale, di completare sostanzialmente lo status di capitale, dando senso a questa espressione che oggi è un'espressione meramente letterale. Diversamente, con legge ordinaria si può immediatamente lavorare su quello che è il profilo delle competenze, su quelli che sono i fondi necessari per Roma Capitale, quindi sono due binari a diverse velocità che però sono fondamentali per riuscire a lavorare immediatamente su Roma. Tra l'altro vi dico che un importante aspetto di questa legislazione speciale è proprio tutto quello che attiene alla semplificazione normativa, semplificazione e velocizzazione, che sono fondamentali per riuscire a mettere in terra non solo i fondi del recovery, ma anche poi tutti i lavori del Giubileo. E poi, come sapete, abbiamo candidato Roma, stiamo candidando Roma per la verità, a ospitare Expo 2030. Intorno a questo progetto stiamo raccogliendo adesioni politiche di stakeholder affinché si possa, come Paese Italia, presentare la candidatura e il BIE entro, sono le 5, l'orologio ci ricorda, il BIE entro ottobre dovrà decidere quale sarà la città vincitrice. Al momento si è presentata Mosca, quindi noi stiamo preparando il nostro dossier, incrociamo le dita perché abbiamo delle ottime idee e delle ottime possibilità. Rispondo ancora all'ultima domanda, che è quella di via Zeno Dossio. Allora, via Zeno Dossio è una strada del quinto municipio, una strada privata aperta al pubblico transito. Qualche giorno fa si è verificata una voragine a seguito di una perdita d'acqua. In questo momento sono in corso le indagini da parte di tutti gli enti di sottoservizi, quindi ACEA, Enel, eccetera, proprio per riuscire a capire qual è la causa di questa voragine. Apro però un attimo il discorso alle voragini e alle cavità, perché in realtà Roma, soprattutto nella zona sud e sud-est, è ricca, sud, sud-est e anche in parte sud-ovest, ma è ricca di cavità, in parte naturali, in parte scavate dai romani, di epoca romana e epoca medievale. Nel corso degli ultimi 5 anni, consapevoli di questa situazione, abbiamo stanziato milioni di euro proprio per lavorare sul dissesto idrogeologico e sulle cavità. Vi vado a volo d'uccello e vi dico quello che stiamo facendo, non quello che faremo, quello che già stiamo facendo e che abbiamo fatto. Allora, abbiamo 3 appalti in corso, tutte cose mai fatte prima. 3 appalti in corso, di cui 2 nel secondo municipio, a pochi chilometri di distanza da via Zeno Dossio. E questi 3 appalti del valore di oltre 3 milioni per il riempimento delle cavità sotterranee nel quartiere Villini Santa Maria, a cui seguirà la realizzazione di una rete fognaria attesa da 60 anni. Immaginatevi un quartiere senza rete fognaria.
e allo stesso tempo nel parco urbano di Villa De Sanctis. Ancora un altro appalto nel municipio 12 in via dell'Ongaro e presso la collina Ugo Bassi per rafforzare a scopo preventivo una parte del versante di Monteverde. Abbiamo poi 12 progetti in fase di conclusione con interventi che partiranno nei prossimi mesi in tutta la città. Uno di questi ha un importo di oltre 1 milione di euro per mettere in sicurezza 26 aree censite per rischio idrogeologico. Ecco, questo per darvi l'idea di quanto abbiamo lavorato sul rischio idrogeologico in questi anni. Poi abbiamo speso oltre 5 milioni e mezzo di interventi di manutenzione straordinaria per il riempimento di cavità sotterranee e messa in sicurezza del territorio in vari punti di Roma. Poi abbiamo in fase di aggiudicazione un accordo quadro di manutenzione straordinaria per il dissesto idrogeologico dal valore di 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, col quale possiamo intervenire sul territorio molto più velocemente, riducendo i tempi per la progettazione. Poi abbiamo l'accordo quadro da 1 milione di euro per la manutenzione ordinaria e pulizia dei fossi. Tra l'altro, molti fossi nel corso del tempo, molti fossi che costituiscono il reticolo secondario, sono stati tombati con evidenti problemi, diciamo da urbanizzazioni un po', troppo avventate. Abbiamo un accordo quadro per il pronto intervento e la mitigazione del rischio idrogeologico per tutto ciò che riguarda le segnalazioni provenienti dalla Protezione Civile, dalle strutture capitoline e dai cittadini. Quindi, come dire, anche il pronto intervento significa su segnalazione intervengo. Ancora un accordo quadro con fondi a disposizione per fare prove, rilievi e indagini sul territorio di Roma Capitale. Quali sono i cantieri che iniziano nei prossimi mesi? Ve lo voglio dire. Sono lavori di riempimento delle cavità sotterranee in via del Mandrione, in settimo municipio, a via Filarete nel municipio quinto, a via Bon nel municipio nono e a via Archimede nel secondo municipio. Quindi, consapevoli del fatto che Roma è ricca di cavità e comunque è una città a rischio idrogeologico, abbiamo deciso di destinare una parte consistente dei fondi del bilancio proprio per lavorare su questi aspetti. A questo punto, grazie Lidia. Io vi saluterei, se ci sono altre domande continuiamo a prendere qualcosa e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, buon pomeriggio.